Secondo spazio del bianco-rosso TB Sport con Onidellino Francesco D'Amore 085019998 il numero per intervenire in diretta. Sabato intanto c'è l'ultima gara interna allo stadio San Nicola contro il Cesena, giusto tributare il meritato applauso a questa squadra, a mister Torrente. Ci sarà nuovamente l'iniziativa Coloriamo una curva, 5.000 ragazzini presenti con bandierine bianco-rosse, poi ci sono le agevolazioni dalla società, biglietti di curva 5 € per gli abbonati, la possibilità di acquistare un biglietto del proprio settore alla cifra simbolica di 1 euro, è giusto riempire lo stadio in questo momento perché, ripetiamo, è stata fatta comunque Sì, un'impresa. è un giustissimo tributo a quello che hanno fatto i ragazzi che comunque hanno lavorato in una situazione d'emergenza, perché insomma sappiamo bene che lavorare con una società, non dico assente, ma quantomeno così diciamo latitante, quasi fantasma, non è facile. Gli stipendi spagati in ritardo e stiamo parlando, a parte Gezal, come ricordava l'amico Francesco, parliamo di giocatori che non hanno ingaggi esorbitanti. Quindi, hanno dato tutto, ci hanno messo davvero il cuore. Lo stesso allenatore si è detto, l'abbiamo sentito nelle ultime dichiarazioni, si è detto innamorato di questa piazza, di questi tifosi, di questa realtà. Lui ha davvero sposato la causa biancorossa. È giusto tributargli il saluto in questo finale di stagione e speriamo di avere lo stadio più gremito possibile, magari di chiudere con l'undicesima vittoria al San Nicola, che certificherebbe insomma, la fine di una stagione degna del lavoro che hanno fatto dall'inizio della stagione fino ad oggi questi ragazzi. Ci sarà lo stadio, Francesco? Sì, è l'ultima partita. Cioè io l'altro giorno, cioè, ho fatto una riflessione. Il Grosseto, che è retrocesso, ha speso tantissimi soldi rispetto al Bari per ingaggiare alcuni calciatori quotati. Piovaccari, il fratello di, cioè, capito? Partito con 6 punti in penalizzazione, una situazione È analoga a quella del del Bari, però vecchio, non è cioè giocatori che hanno riuscito fatto Serie a A, risalire, anche sì. delle coppe, e invece non sono riusciti a togliere il gap. Mentre il Bari, ecco perché Torrente veramente ha fatto un grandissimo lavoro. Sono 3 campionati che Torrente fa bene, sia a Gubbio e Beh, col questo di Gubbio aveva Roma. fatto una doppia promozione, Sì, quindi sono 4 campionati, sono quattro voglio campionati. dire. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea. Pronto? Cristian, volevo dire che effettivamente, accodandomi a quello che dicono il giornalista e il collega del signor D'Amore, esattamente lui secondo me ha fatto due promozioni a Gubbio e due, tra virgolette, promozioni a Bari, perché salvarsi con quelle penalizzazioni solo giocando alla grande come vincere un campionato. Certo. Poi mi sta benissimo confermare Torrente, speriamo, come dire, Torrente forever, perché è una persona seria che ha un motto diviso in 3 parti: lavoro, onestà e dignità. Io ne ho visti pochi Sottoscrivo, è vero. di allenatori così, per cui tutti quelli malagoranti che dicono la squadra non la venderà. I Mattarese se ne hanno messo fuori i soldi ad aprile, a maggior ragione non li metteranno a giugno. E io sono invece positivo e sono convinto che andrà sicuramente bene. Grazie, in questo momento ripetiamo, meglio non pronunciarsi su quello che potrebbe essere l'esito della trattativa. Intanto Montemurro rientrerà forse in serata dal suo blitz in Spagna per comunque affari personali, dovrebbe aver incontrato anche questi soci venezuelani, però ripetiamo nei prossimi giorni dovrebbero esserci ulteriori sviluppi, non ci resta che attendere. Abbiamo parlato di Torrente e dei ragazzi, ti chiedo anche un commento sul lavoro poi del direttore sportivo del Bari Guido Angelozzi, spesso nel mirino della critica. Però dobbiamo dare anche a lui atto che ha messo in piedi una squadra in condizioni non facili. Ammetto di essere stato sempre tra i più critici nei confronti dell'attuale direttore sportivo. Io da questo punto di vista, lo ripeto per l'ennesima volta, scinderei il lavoro che ha fatto Angelozzi dal suo arrivo in Serie A a quello che poi è accaduto dalla Serie B in poi, dalla retrocessione in poi. È chiaro, io sono stato sempre critico nei confronti del direttore sportivo che insieme a Ventura ha firmato purtroppo una delle stagioni più brutte di tutti i tempi della storia del Bari, brutta sul piano sportivo, brutta sul piano dell'immagine. È chiaro che noi ci siamo ritrovati nell'emergenza in Serie B perché abbiamo perso la categoria, quindi le mie critiche partivano dal lavoro svolto in Serie A, quando in realtà la cassa non era ancora vuota e comunque sono stati garantiti ingaggi ad alcuni giocatori. Io l'elenco l'ho fatto sempre: Marco Rossi, Raggi, Bentivoglio, Codrea, tantissimi, Koponek, tantissimi Certo, giocatori che si certo. sono rivelati inutili e controproducenti sia sul piano dei risultati sportivi che sul piano del bilancio. È chiaro che poi si è partiti con un nuovo corso dalla Serie B. Angelozzi, magari in una realtà
realtà più consona anche a quello che è il suo curriculum, ha fatto delle cose diverse, magari ha potuto far valere i rapporti che ha con alcuni direttori sportivi della massima serie per ottenere dei ragazzi che poi hanno ottenuto, hanno conseguito sul campo i risultati che abbiamo visto sia l'anno scorso con la salvezza ottenuta sia pure all'ultima giornata, ma comunque una salvezza, e il campionato molto più brillante di quest'anno in cui la squadra, sempre sotto la guida di Torrente, ha fatto vedere forse uno degli spettacoli dal punto di vista calcistico più belli della categoria, perché se escludiamo il Sassuolo delle meraviglie che ha segnato, insomma, con un attacco a valanga, con un attacco mitraglia che può contare su 6-7 giocatori di primissimo livello, probabilmente il Bari è stata la squadra più spettacolare di questo campionato. Quindi applausi per quello che è stato fatto quest'anno e l'anno scorso nell'emergenza, però ripeto, non si può non ricordare quelle che sono state le premesse, quello che è stato l'avvio nella stagione disastrosa in Serie A. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, sono Davide. Ciao Davide. Saluto i tuoi ospiti. Ciao. Allora Cristian, ritornando al discorso di Torrente, sì. Io perché lo ammiro Torrente? Per carità, io sono uno di quelli che ha criticato Torrente quando faceva male in questa stagione. Però io voglio fare una domanda a te Cristian e anche ai tuoi ospiti. Voi avete mai visto un allenatore di Serie A o di Serie B che dopo una brutta sconfitta come è successo a Vercelli per il Bari abbia letteralmente detto io oggi mi sono vergognato dei miei giocatori? Quindi questo vuol dire che Torrente è uno che ha sempre detto quello che gli passava per la testa senza dover nascondere nulla, ecco. Certo, certo, non mettiamo in dubbio l'onestà del tecnico del Bari. In quel momento si è parlato anche tanto di quelle dichiarazioni, ha voluto scuotere un po' il gruppo, perché davvero il Bari non girava e non rispondeva più. Riflettendoci a posteriori, quella poteva essere un'arma a doppio taglio, perché se Torrente non avesse avuto il pieno appoggio del gruppo, o meglio se il gruppo avesse preso male le dichiarazioni del tecnico, magari gli avrebbe anche potuto voltare le spalle e l'avrebbe fatto saltare. Però poi ha ottenuto quello che voleva. Evidentemente lo spogliatoio ha capito che le parole di Torrente non erano un'offesa ai calciatori, ma erano proprio una spinta a fare bene, perché davvero noi a Vercelli abbiamo toccato il punto più basso di questa stagione. Abbiamo anche perso la partita successiva in casa col Verona, ma da quella partita si è vista la vera inversione di tendenza. Abbiamo tenuto testa per mezz'ora a una squadra molto più forte della nostra come organico, e da quel momento poi, dal lunedì successivo con la vittoria a Vicenza, si è dato il là a quella che è stata la rimonta che ci ha portato alla salvezza. Quindi è chiaro, sono state sicuramente dichiarazioni dettate non dalla volontà di scaricare le proprie responsabilità sui calciatori, ma dalla volontà vera del tecnico di tirarsi fuori da una situazione che probabilmente lui in prima persona e lo spogliatoio non meritavano. Francesco, si può dire qualcosa? Sì. No, più di 30 anni fa ci fu un allenatore a Bari, Giulio Corsini, e voi eravate piccoli, che dopo una sconfitta clamorosa fece le stesse dichiarazioni che fece Torrente. Ovviamente lo spogliatoio gli si mostrò contro e fu esonerato, voglio dire. Quindi Torrente è stata un'arma a doppio taglio, lo spogliatoio era tutto con lui. Per quanto concerne il direttore sportivo, io vorrei fare un merito, perché un plauso, perché lui ha scoperto una gemma. Fedato era un giocatore dell'interregionale, adesso ha un valore non so quanto sul mercato, è stata una sua scoperta, voglio dire. Sì, per lui è proprio con il Catania. Sono anche delle dichiarazioni di Gasparini, il giocatore lo ha seguito, il Catania lo ha preso. Poi Angelozzi è stato bravo a ottenere la comproprietà sulla quale sicuramente ricaveremo una plusvalenza. Il valore è onore del vero, diciamo, che sul calciatore è arrivato prima il Catania. Seguito poi in passato è stato prelevato dal Catania. Noi abbiamo ottenuto la metà, che comunque, ripeto, onore al merito di Angelozzi, che in questo caso genererà comunque una plusvalenza, perché insomma Fedato in ogni caso, se non potremo trattenerlo, la proprietà che deteniamo genererà sicuramente un surplus, un introito a favore del bilancio societario. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, saluto anche gli ospiti, Dante da Bari. Ciao Dante. Allora, io vorrei fare una premessa, innanzitutto dare le chiavi della città a Torrente, perché è una persona che nonostante tutto l'abbiano detto di tutti i colori e via discorrendo, comunque ha amato la città e i tifosi, primo. Secondo quesito che voglio porvi, ma è mai possibile, innanzitutto dico che nel fare gli scongiuri avrò distrutto 5-6 paio di pantaloni, perché ogni volta che sento dire a qualcuno
la trattativa, ha interpellato gli irlandesi, giapponesi, cinesi, messicani, lasciamo, lasciamo perdere tutte le voci, lasciamo andare avanti la trattativa per quella che è. Poi, nel una caso cosa è certa, Montemuro dovesse, è ben deciso comunque di andare sino in fondo. Sì. Andar male, allora ci rompiamo la testa o ce la facciamo la testa, ma per il momento lasciamo tutto il mondo così com'è, grazie. Grazie Dante, assolutamente d'accordo con te, ripeto, una cosa è certa, Montemuro è un tifoso del Bari, ha tutte le intenzioni di andare sino in fondo a questa trattativa. Pubblicità, tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport.